Eccoci di nuovo in diretta con il nostro Instant Focus, dove torneremo sulla notizia della settimana, ovvero il varo da parte del governo della prima manovra finanziaria, manovra da 35 miliardi che il governo Meloni ha messo sul piatto per affrontare innanzitutto l'emergenza energetica, perché ricordiamo che di quei 35 miliardi 21, quindi praticamente due terzi, verranno utilizzati per aiutare le imprese e le famiglie ad affrontare il caro bollette. Una manovra, che la stessa Premier in conferenza stampa ha definito coraggiosa e coerente con gli impegni presi con gli italiani durante la campagna elettorale. Giudizio invece totalmente opposto, quello dell'opposizione, in particolar modo del Partito Democratico. Enrico Letta l'ha definita una finanziaria profondamente iniqua e anzi ha annunciato anche una manifestazione di piazza per il 17 di dicembre. Noi cercheremo di fare una valutazione complessiva e poi naturalmente anche di addentrarci nello specifico con il nostro ospite, il nostro editorialista economico Gianfranco Fabi. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi, buona giornata a tutti. Ecco, Gianfranco, innanzitutto appunto ti chiedo una tua valutazione, perché le parole della Meloni le abbiamo sentite. Ha detto è una manovra questa tra l'altro pensata soprattutto per aiutare le fasce più deboli della popolazione, mentre c'è un'altra parte della vulgata che dice l'esatto contrario, cioè che in realtà queste grandi promesse mirabolanti che erano state fatte durante la campagna elettorale non sono state poi mantenute, e dal taglio del cuneo fiscale alle pensioni che non saliranno a 1000 euro, in realtà le fasce più deboli vengono escluse. Tu da che parte ti collochi e soprattutto come giudichi questa manovra? Ma indubbiamente hanno ragione tutti, hanno ragione chi dice che la manovra in parte attua le promesse elettorali, hanno ragione chi dice che è una manovra abbastanza limitata e che punisce alcuni e favorisce altri. Indubbiamente da un profilo politico c'è da dire che questo primo governo di centrodestra ha fatto un po' quello che poteva, perché i vincoli in cui si doveva muovere, si dovrà muovere, sono molto forti, sono vincoli finanziari, sono vincoli europei, sono vincoli di compatibilità del debito e così via, quindi i margini di manovra erano molto scarsi. Indubbiamente questa manovra è una manovra che si dice appunto che aiuta i ceti deboli, e lo fa soprattutto nella parte di compensazioni per il caro bollette, per il caro energia. Qui c'è uno sforzo molto forte, soprattutto per i primi mesi dell'anno, e questo è soprattutto a favore dei ceti più deboli, per cui ci sono anche delle agevolazioni che vengono peraltro concesse ai comuni sulle spese alimentari per le famiglie più disagiate. Quindi su questo fronte c'è indubbiamente una risposta alle esigenze dei ceti deboli. E poi il resto è più complesso. Il reddito di cittadinanza è un punto di forza dell'opposizione, del governo quando era il governo dei 5 Stelle, però è indubbio che sia stata una misura concessa con grande larghezza, senza eccessivi controlli, che ha dato anche spazio a delle truffe e a delle ingiustizie appunto nella divisione. Quindi è opportuna anche una revisione del reddito di cittadinanza, e il governo si è mosso appunto con gradualità, cercando e promettendo poi di attuare delle misure che rendano effettivo il diritto al lavoro e la possibilità soprattutto di lavoro per le persone che percepiscono il reddito e che a un certo punto non lo percepiranno più perché potranno essere occupate. Quindi il governo si è mosso con gradualità, i margini di manovra erano e sono molto stretti, le misure ovviamente da una parte accontentano, dall'altra scontentano tutti. In questo caso si può dire in fondo che la manovra è la migliore delle manovre possibili in questa fase. Ovviamente l'opposizione avrebbe fatto una scelta diversa se fosse stata al governo, ma al governo ora c'è questo governo di centrodestra e dovremo vedere poi gli effetti concreti della manovra. Anche in questo caso bisognerà giudicare se il budino è cattivo o buono dopo averlo mangiato.
Quindi ecco, per adesso le schermaglie sono schermaglie un po' ideologiche, direi di fondo. Bisognerà vedere poi le misure concrete che il governo riuscirà a mettere in atto, soprattutto su due fronti. Direi da una parte l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che è importantissimo per dare delle risorse al Paese, dall'altro appunto per mettere a punto quelle misure di riforma sul reddito di cittadinanza e sulle pensioni, che sono ancora abbastanza indefinite e soprattutto a breve termine. Non si vede un progetto a medio-lungo termine su questi fronti. Certo, ecco, poi ci torneremo naturalmente nello specifico sulle misure. Adesso invece prendendo spunto proprio ecco, dalla tua riflessione, Gianfranco, ti volevo chiedere, hai detto il governo in sostanza ha fatto quello che poteva perché aveva un po' le mani legate da una parte appunto la necessità di affrontare l'emergenza energetica e dall'altro però anche l'occhio vigile dell'Europa perché abbiamo visto insomma la von der Leyen che si è espressa anche sulla manovra italiana dicendo, beh, noi comunque attenzioniamo sempre la situazione, dell'Italia. Ecco, tra le due cose, secondo te, che cosa ha contato di più? Ma al fondo c'è poi un vincolo finanziario che mette insieme un po' le due cose, perché da una parte l'Europa ovviamente ci guarda attentamente perché l'anno prossimo dovrà essere rimesso a punto quel patto di stabilità che è stato sospeso nei primi mesi della pandemia per consentire giustamente ai paesi di spendere di più per cercare di evitare eccessive ricadute della crisi economica proprio per la pandemia. Quindi il patto di stabilità andrà rivisto e andrà rivisto anche appunto in accordo con i vari paesi, ma indubbiamente non si può pensare che sia un patto che andrà rivisto secondo dei principi appunto di liberalismo assoluto. Ci saranno dei vincoli, delle compatibilità e qui si intreccia l'altro vincolo che è quello finanziario. È chiaro che per spendere di più e magari per tagliare le tasse, quindi per incassare di meno, bisognerà fare del debito, fare del nuovo debito. Ecco, la finanziaria, questa legge di bilancio, colloca il deficit per l'anno prossimo al 4,5%, che è già superiore a quello che era stato sempre il vincolo del 3%, ogni tanto non rispettato e non solo dall'Italia, dei parametri europei. Però fare debito vuol dire andare sui mercati a chiedere appunto dei finanziamenti, a collocare dei titoli di Stato. È chiaro che se questi finanziamenti sono eccessivi, se il governo non dà sicurezza, quello che accade è un rialzo dei tassi di interesse, quindi un costo maggiore sia per il debito nuovo, sia per il debito in scadenza. L'Italia ha per fortuna un debito che ha delle scadenze abbastanza lunghe, in media sono 7 anni, però questo vuol dire che ogni anno sono 400 miliardi e qualcosa di più da chiedere ai mercati. Quindi un rialzo dei tassi di interesse aumenterebbe i costi per il servizio del debito e quindi ridurrebbe ulteriormente gli spazi di manovra per le spese correnti e per gli investimenti. Ecco, per questo all'interno di questi vincoli si tratta di muoversi con estrema cautela, cercando appunto di utilizzare le risorse dove ci sono. Quindi, come dicevo, è importantissimo che si sblocchino le risorse europee del piano di PNRR e quindi su quel fronte si possa agire a livello di spese e di investimenti. Il resto è fatto più di piccole misure, di piccole manovre, molto spesso che sono quasi delle bandierine per affermare appunto una certa identità del nuovo governo. Però il nodo di fondo si gioca appunto sullo stock del debito che non può aumentare troppo e sulla possibilità e sulla capacità soprattutto di stimolare appunto gli investimenti che possono essere investimenti che mettono in moto un circolo virtuoso, più investimenti, più occupazione, più salari, più tasse, quindi un circolo virtuoso dell'economia. E per questo gli investimenti del piano europeo sono fondamentali. Certo, assolutamente sì, i soldi che arrivano dall'Europa sono determinanti, ma torniamo, l'abbiamo accennato prima, alla questione più dibattuta, appunto quello del reddito di cittadinanza, con un termine soprattutto i cosiddetti occupabili, ci si riferisce a quella fascia di popolazione tra i 18 e i 59 anni che saranno inevitabilmente toccati dalla riforma della misura, perché che cosa succederà nel 2023? Che non potranno più godere appunto dei soldi garantiti
garantiti dallo Stato per 12 mesi, ma per 8 mesi. E ti riporto a questo proposito le parole del professore di diritto del lavoro dell'Università Bocconi, Maurizio Del Conte, che ha detto: è una follia pensare che in 8 mesi si passi da occupabili a occupati. Ecco, a parte queste parole che ovviamente ti invito a commentare, c'è un po' di accanimento nei confronti del reddito di cittadinanza, che è una misura che comunque, bene o male, in questo periodo di grave difficoltà economica è servita ad aiutare centinaia di migliaia di famiglie in difficoltà? Sì, indubbiamente c'è un po' una parte ideologica nelle prese di posizione sul reddito di cittadinanza. Non bisogna dimenticare, peraltro, che il reddito di cittadinanza non è un'invenzione del governo dei 5 Stelle, quando appunto i 5 Stelle erano al governo con la Lega, ma è una modifica di quello che è stato un reddito di inclusione, che era stato varato dal governo di centrosinistra prima delle elezioni. Quindi c'era già in Italia un reddito meno, già con una platea molto meno ampia, un reddito di inclusione che serviva soprattutto a portare al lavoro chi appunto era occupabile e chi aveva un disagio, ed era un reddito che aveva dava in parte una responsabilità ai comuni, che potevano controllare meglio le effettive esigenze sociali appunto di chi poteva usufruire di questo reddito. Il reddito di cittadinanza ha aperto le porte, è stato affidato all'INPS, e senza affidare all'INPS peraltro i controlli se non del tutto formali, e quindi all'interno del reddito sono arrivate domande che sono state soddisfatte con una semplice timbro e con una semplice firma, senza nessun controllo. Poi i controlli li ha fatti la Guardia di Finanza, li hanno fatti i Carabinieri, sono emersi centinaia di casi appunto di illecito ottenimento di questo reddito, indubbiamente molto pochi, perché di fronte alla platea di milioni è chiaro che la Guardia di Finanza ha anche altre cose da fare che non controllare uno per uno il reddito di cittadinanza. Però c'è anche da tener conto che la riforma di questo reddito deve affrontare quello che potrei chiamare un vincolo sociale. E infatti c'è il rischio, dato che questo reddito è diffuso soprattutto nel Mezzogiorno, e il Mezzogiorno è una delle aree più importanti d'Italia, anche una delle aree in cui ci possono essere le maggiori opportunità di crescita, perché parte un po' più in basso rispetto ai livelli dell'Alta Italia. Ecco che questo reddito, una modifica molto, molto forte, molto drastica di questo reddito, potrebbe provocare dei disordini sociali, potrebbe provocare non solo un disagio, ma anche un'offensiva cavalcata un po' dall'opposizione contro il governo, con il rischio appunto di battaglie sociali che in anni lontani abbiamo visto. Basta ricordare le rivolte che ci sono state in Calabria quando si doveva decidere il capoluogo della regione negli anni 70. Certo. Ecco, anni lontani, indubbiamente, però un po' di fuoco, un po' di braccia sotto la cenere continua ad esserci, e quindi è facile innescare anche un fuoco sociale. Quindi su questo fronte, ecco, bisogna certamente che il governo, che ha promesso di muoversi con gradualità, anche se ha già dato un po' degli steps, dei passi da compiere, delle date da fare, però deve appunto muoversi anche cercando di compensare il più possibile gli effetti di questo reddito sui ceti che possono essere direttamente interessati. È chiaro che in 8 mesi non si può dare lavoro a milioni di persone, però un cammino comincia sempre con un primo passo. Si tratta di cominciare a entrare nella logica che gli occupabili possono essere occupati nel settore pubblico, nel settore privato, nel settore no profit. Ecco, però appunto che una persona che attualmente riceve il reddito di cittadinanza può rifiutare un lavoro e può andare avanti per anni rifiutando un lavoro. In altri paesi, quando una persona che ha un beneficio pubblico non accetta un lavoro che gli viene offerto, questo beneficio pubblico viene immediatamente a cadere. Quindi ecco, ci sono anche formule che devono rispettare anche la dignità delle persone, rispettare le esigenze delle persone, però che non possono garantire tutto a tutti, e quindi qui la situazione è molto difficile, delicata, va gestita con equilibrio, speriamo anche sul fronte dell'opposizione, perché sarebbe molto facile da parte dell'opposizione cavalcare appunto la rivolta.
Eh sì, è certo, ecco, un'opposizione in realtà che si è tra l'altro un po' scissa rispetto alla questione, perché appunto da un lato Enrico Letta ha indetto questa manifestazione di piazza per il 17 di dicembre, mentre Calenda ha detto no, cercheremo di parlarne al tavolo con la Meloni e la ringraziamo anche per la disponibilità, perché appunto l'opposizione non si fa solamente attraverso moti di piazza, ma anche attraverso una discussione politica. Ecco, vedremo naturalmente come si evolverà la situazione. Naturalmente, tornando ancora sul reddito, dal punto di vista ideologico è anche giusto, a mio parere, ecco, pensare naturalmente a una rivalutazione di questa misura e a cercare, ecco, di rendere appunto da occupabili a occupati quella fascia di popolazione che può lavorare. Però appunto il problema è quello proprio di creare dei posti di lavoro, di aumentare i salari e anche il taglio del cuneo fiscale che è stato tanto sbandierato, in realtà nella finanziaria insomma, si rivelerà soprattutto una sforbiciata più che un taglio, si parla di percentuali ridotte. Ecco, quindi bisogna anche creare poi il contesto, il tessuto economico tale che permetta, ecco, il superamento del reddito di cittadinanza. Noi ce lo abbiamo, ecco, questo tessuto economico. Ma di fatto lo abbiamo perché noi siamo un'economia, l'economia italiana è un'economia dinamica, un'economia vivace, un'economia che ha dimostrato l'ultimo anno di saper crescere sul fronte interno, valorizzando il turismo, per esempio, saper crescere sul fronte esterno con le esportazioni. Ora, c'è un'Italia, per esempio, in cui i posti di lavoro mancano, mancano nei settori di base, mancano nei ristoranti, negli alberghi, mancano nei settori turistici, così come mancano appunto delle competenze nei settori industriali. Il problema è quello di far coincidere la domanda con l'offerta di lavoro, perché l'offerta di lavoro c'è, la domanda c'è, però quello che manca è la competenza, perché molte di chi potrebbe essere occupato non ha la competenza per occupare i posti che vengono offerti. E quindi il problema è quello della formazione e della capacità di portare le persone che sono occupabili ad avere quelli che vengono chiamati gli skill necessari per occupare le posizioni offerte. Ecco, in alcuni casi si tratta anche, per esempio, di agevolare il trasferimento delle persone, perché è chiaro che i posti di lavoro nel turismo sono soprattutto nelle località turistiche, marine o montane, i posti di lavoro dell'industria sono soprattutto dove le industrie ci sono. Ecco. Quindi non è immediato poter creare delle industrie, delle aree disagiate. Quindi bisognerebbe trovare delle misure anche di accompagnamento, sia dal lato formativo, sia dal lato così, potremmo dire, logistico, perché le persone possano accettare i posti di lavoro che ci sono. E questo favorirebbe anche l'economia, perché la mancanza di posti di lavoro frena in fondo la competitività delle industrie, la competitività dei servizi, dei settori che sono interessati. Quindi su questo fronte, ecco, il problema non è un problema unicamente monetario. Uno dei difetti del reddito di cittadinanza è stato quello di aver, diciamo, proclamato il fatto che fosse abolita la povertà, come se la povertà fosse solo una mancanza di soldi. Indubbiamente la mancanza di soldi è un elemento della povertà, però la povertà è anche tante altre cose, purtroppo. I poveri hanno anche problemi sanitari, problemi di relazione, problemi di abitazione e così via. Quindi, ecco, la povertà è un sistema complesso che merita la massima dignità, la massima attenzione e che non si risolve elargendo dei soldi che sono certamente utili, indubbiamente, sono una base, però è un problema più ampio, così come è più ampio il problema appunto dell'occupazione. Non basta dire che una persona è occupabile e c'è un posto di lavoro perché immediatamente quel posto di lavoro venga coperto. No, E quindi certo. questa complessità in fondo a cui bisogna far fronte, però è una complessità che ha dei problemi, ma anche insieme delle soluzioni. Perché creando un sistema di formazione e incentivando le persone a usufruire di questo sistema di formazione, perché se non appunto accetta la formazione, non accetta i posti di lavoro, viene a perdere il beneficio. Ecco, se non venisse a perdere il beneficio, non avrebbe nessun interesse a essere formata, a cercare un nuovo lavoro. Quindi si tratta di fare un po' un contrappeso tra le diverse esigenze, cercando appunto di avere poi un equilibrio, di non punire nessuno perché
non è questione di punizioni, di non premiare nessuno perché non è questione di premi, è questione di mettere tutti sullo stesso livello e di far sì che tutti possano concorrere al proprio benessere, ma insieme anche al benessere complessivo del paese. Non è una strada facile e qui, appunto, come dicevi giustamente, c'è anche un ruolo dell'opposizione che è importante. Non ne abbiamo solo due di opposizione, ne abbiamo tre, abbiamo il Terzo Polo, abbiamo il PD, abbiamo i 5 Sì. Stelle, che sono ancora abbastanza divisi nella loro opposizione e non sembra che possano trovare una forma unitaria, per esempio nelle prossime scadenze elettorali, le elezioni regionali in Lazio e in Lombardia. Quindi questo forse favorisce un po' il governo, però rende la stessa opposizione anche in fondo più decisa, più forte, più alla ricerca di una propria identità e tre identità diverse, appunto. Certamente rischio di essere un po' in conflitto tra di loro. Diciamo che la situazione non è semplice, è complessa, però è interessante, quindi cercheremo di seguirla con Eh interesse. sì, no, sicuramente ecco, molto interessante e sempre in evoluzione. In realtà, ecco, chi ha espresso una posizione particolarmente critica nei confronti della manovra del governo Meloni è stato un professore di economia politica di Padova, dalle colonne del Fatto Quotidiano. Si tratta di Mario Pomini, che mette in correlazione reddito di cittadinanza e flat tax. Ricordiamo, per i pochi che non lo sapessero, che ecco, la tassa piatta del 15% è stata estesa appunto ai professionisti con un reddito fino agli 85.000 euro. Ecco, dice Pomini, i soldi risparmiati con il reddito di cittadinanza, 1,5 miliardi, serviranno appunto per finanziare non una ma ben tre flat tax. A beneficiarne saranno solo i professionisti benestanti, mentre dalla cuccagna fiscale saranno esclusi i dipendenti pubblici. Meloni veste i panni di una Robin Hood, al contrario, che toglie ai poveri per dare ai ricchi. È una narrazione che ha un fondo di verità oppure no? Ma un fondo di verità ce l'ha indubbiamente, perché questa flat tax per i lavoratori indipendenti, per i lavoratori autonomi, beh, chiaramente una misura che è stata concepita, voluta dalla Lega come primo passo verso un'estensione di una flat tax complessiva per tutti i lavoratori, per tutti i redditi. Però di fatto per l'anno prossimo i redditi dei lavoratori autonomi che, detto tra parentesi, sono anche quelli che hanno una maggiore percentuale di evasione fiscale perché il lavoratore dipendente non può evadere per contratto, mentre il lavoratore autonomo, lo sappiamo tutti, quando abbiamo a che fare con un falegname o un idraulico, forse l'evasione è un po' più semplice. Ecco, i lavoratori autonomi sono di fatto privilegiati e non solo i lavoratori autonomi, diciamo più bassi, con un livello più basso di reddito, ma i lavoratori autonomi fino a 85.000 euro di reddito, che indubbiamente fanno parte, se non dei ricchi, almeno del ceto medio. Ecco, quindi questa discriminazione tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi è un dato di fatto, un dato reale, che non è stato nemmeno spiegato dalla Presidente del Consiglio o dal Ministro del Tesoro, perché è un dato appunto che è un fondo, un'estensione di quella che è stata la flat tax negli anni scorsi, voluta comunque sempre dalla Lega, che era fino a 65.000 euro di reddito. Ecco, poi dopo fare diciamo un vaso comunicante tra il fatto che sì, si tolgono i soldi da una parte e si mettono dall'altra, forse è un po' semplicistico. La manovra è una manovra complessa che prevede appunto qualche risparmio di spesa, prevede delle nuove fonti di intervento, prevede delle nuove fonti di investimento, quindi è una manovra complessa. Non metterei direttamente in relazione un taglio con un altro. Di fatto, però, diciamo, sul reddito di cittadinanza vale quanto abbiamo detto prima, è una riforma che, fatta con gradualità e con rispetto delle persone, direi che è importante anche per rimettere ordine e dare un po' di giustizia alla spesa pubblica. Dall'altra parte, sul fronte fiscale, indubbiamente, se è un primo passo, può andare anche bene, però deve essere un primo passo seguito a stretto giro di interventi con ulteriori passi che peraltro non sono possibili perché per esempio estendere la flat tax a una platea di lavoratori dipendenti costerebbe non so quanti, ma sicuramente decine di miliardi. Quindi
E quindi su questo fronte non è facile andare avanti e pensare di poter attuare le riforme promesse o proposte durante la campagna elettorale. E questa misura di intervento peraltro presenta anche dei riflessi di incostituzionalità, perché appunto di fronte alla Costituzione che dice che i cittadini sono uguali di fronte alla legge, crea una discriminazione tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, peraltro confliggendo anche col principio di progressività delle imposte. Quindi ecco, direi che questa flat tax estesa ai lavoratori autonomi forse è uno dei temi su cui le critiche non sono del tutto ingiustificate. Certo, dobbiamo citare Orwell, Gianfranco, che diceva che sì, però ci sono alcuni cittadini che sono più uguali degli altri. Ecco la famosa frase da un suo libro famosissimo, La fattoria degli animali. Diciamo Ecco. che ecco, potrebbe essere applicata bene insomma, a questa situazione. Gianfranco, per chiudere l'analisi, diciamo che appunto la prima manovra finanziaria di un governo è particolarmente significativa. Non solo perché cade in un periodo estremamente problematico sotto il profilo economico per l'Italia, ma perché anche dà comunque un'indicazione di base su appunto la rotta che il governo vuole intraprendere da qui naturalmente ai prossimi anni. Ci dà un indirizzo. Ecco, quindi ecco, da cosa ca abbiamo capito da questa prima finanziaria del governo Meloni? Qual è l'indirizzo dal punto di vista politico ed economico che possiamo trarne. Ma l'indirizzo forse non è ancora chiaro, non è ancora chiaro perché l'intento del governo, se facciamo un po' l'immagine della navigazione, è quello più di stare a galla che non di guardare in avanti e guardare verso la direzione. Stare a galla perché la situazione è difficile, i venti contrari sono forti, non ci sono le condizioni per fare degli interventi, diciamo, drastici di intervento che abbiano una caratteristica che segnino un po' un'epoca. Ecco, non siamo a una svolta, diciamo, possiamo così dire, liberale, come si potrebbe attendere da un governo di centrodestra. È una svolta in cui c'è ancora molto, molto statalismo, c'è ancora molto assistenzialismo, c'è ancora molto interventismo. E quindi si tratta appunto di un governo che cerca di mettere un po', diciamo, a posto alcune cose che erano state un po' in sospeso, che forse potevano suscitare delle critiche, però non ci sono dei grandi cambiamenti, non ci sono dei cambiamenti, importanti, E tanto che. soprattutto Gianfranco, non c'è stato uno scollamento così grande ed evidente rispetto all'agenda Draghi alla fine? Assolutamente no, non c'è stato, anche perché le contingenze sono tali per cui gli spazi di manovra, come dicevamo fin dall'inizio, sono molto limitati, sono limitati anche perché appunto c'è un'emergenza di carattere energetico sui costi, c'è un'inflazione che fino a 12 mesi fa non c'era, c'è un problema appunto di crescita sociale che va salvaguardato, di crescita economica che va essa stessa salvaguardata, e quindi su questo fronte i margini di manovra sono pochi. Alcune misure, peraltro, dello stesso governo Draghi sono state valutate molto positivamente, per esempio l'assegno unico universale per le famiglie. Non dimentichiamolo che uno dei problemi più gravi per l'Italia è questo che viene chiamato l'inverno demografico, la necessità appunto di attuare una politica per la famiglia che possa far tornare a far crescere appunto le nascite in questo paese. Quindi l'assegno unico universale per le famiglie è una delle misure più importanti attuate, varate dal governo Draghi, e che questa maggioranza ha anzi detto che incrementerà i fondi per questo assegno unico. Quindi c'è una sostanziale continuità, e questo in fondo diciamo che è positivo perché siamo un paese che non ha bisogno di grandi scossoni, non ha bisogno di rivoluzioni, ha bisogno di tanti aggiustamenti, di tante manutenzioni, di fare il tagliando ad alcune misure che sono state approvate negli anni scorsi, però senza fare delle grandi rivoluzioni, senza pensare che ci si possa essere la bacchetta magica per risolvere i problemi. Ci vuole pazienza, coerenza, ci vuole capacità anche di ascolto. Ecco, è positivo che il governo ascolti le parti sociali nei prossimi giorni, che anche abbia accettato di confrontarsi con il terzo polo di Calenda e Renzi, che hanno cercato, stanno cercando di attuare un dialogo che possa essere costruttivo.
Quindi su questo fronte, ecco, diciamo, il governo ha una maggioranza solida, ha sicuramente vinto le elezioni, ha tutto il dovere e il potere di governare, però non deve essere un potere assoluto, ma deve tener conto appunto della realtà del paese, delle compatibilità economiche e sociali che ci sono. Chiarissimo, eh sì, insomma piccoli passi perché come hai detto non, nessuno ha la bacchetta magica e può risolvere una situazione così complessa dall'oggi al domani. Gianfranco, io ti ringrazio tantissimo per la tua analisi, naturalmente ci sentiamo presto qui sulle fonti per continuare a parlare insieme perché la situazione è in continua evoluzione, quindi ci sarà molto ancora da discutere. Grazie per il tuo intervento. Grazie mille.